Dopo la bella discussione che abbiamo avuto su Timeless nella chiusura dell'ultima live, tocca tornare a giocare dei mazzi seri. Mazzi seri, non in Timeless attualmente, ma in Historic. Perché sì, perché ho spulciato il mio Discord e ho trovato questa lista molto bella. Bella, interessante. Siccome qualcuno, non mi ricordo se stamattina o ieri, mi ha detto: ma non giochi più Jeskai? Ecco Jeskai, però non è il solito Jeskai. È un Jeskai che gioca 26 lande, e sapete che io di solito ne gioco solo 24 in control, solo 2 Kalim, 1 Shard Typhoon, la compagine di UV Control, e 4 Charm, 2 Fires of Victory e Molten Impact. Il proprietario di questo mazzo è Knightly, l'ha condiviso sul Discord, sono molto incuriosito da questa lista, perché è molto diversa da come lo giocherei io. Voglio vedere che impatto hanno Molten e Fires of Victory. E voglio vedere se 4 Charm non sono troppo pesanti nel meta a favore di solo 2 Kalim. È una bella lista. E poi 26 lande, tra cui 2 lande che io non giocherei mai, cioè le Desert Beach insieme a 4 Triomi. Quindi molto lenta come lista. Però altrettanto interessante, solo 2 Snappo. Anche questa è una cosa incredibile. Io ne giocherei almeno 3 adesso in Jeskai per avere la recursion di Lighting Helix, ma questo Fires of Victory è veramente strano. 3 instant peschi spari in base al danno che hai in mano, ma non riesco a capire se ha davvero dei target veri questo nel formato. Bisogna provare, quindi proviamoci. Questo mazzo è interessante. Secondo me si ingastrerà con le lande, ve lo dico. Mi sembra che abbia un problemino sulle lande, mi sembrano troppe. Però è sempre control e effettivamente vi dirò che essendo sempre control ci potrei anche scommettere sopra, nel senso che magari il minimo risultato buono ci arriva, al 3 ci arriva se abbiamo delle mani e delle partenze buone. Non so dirvi se farà di più, ma può essere anche che faccia un bel risultato. Cioè, ormai controllo è talmente bello da giocare in Historic che qualsiasi mazzo in qualsiasi build potrebbe fare robe, Potrebbe fare veramente qualsiasi cosa in realtà, potrebbe sorprenderci, potrebbe essere stupefacente, potrebbe fare di tutto. Quindi proviamoci, dai, proviamoci, vediamo dove va. Buongiorno a tutti intanto, anzi ciao a tutti, come qualcuno ha scritto in chat. E cosa fai? Non la kippi questa mano? Questa mano, se siamo contro un controllo, è bellissima. Se siamo contro un mazzo che cerca di scombare, siamo abbastanza tranquilli. Abbiamo un vantaggio carte di secondo che è lui, abbiamo fix di mana. Vediamo, parte bene questo mazzo qua, vediamo se non ci delude. Parte molto molto bene. Mono G Devotion? Beh, top deck clamoroso. Top deck clamoroso questo. Quanto è forte Reprieve in questo formato, mamma mia. Enchantment! No! Assolutamente no. Enchantment. Il gran ritorno di fuoco di Enchantment. Meno male che abbiamo doppio Archmage Charm. Anche perché in questa lista non c'è Farewell. La gran fregatura è che non c'è Farewell. E quindi, come si vince se non c'è Farewell? Snappo Elica non basteranno mai. Utopia Sprawl l'hai fatto. Purtroppo hai ancora 3 mana. Qui dobbiamo counterare se casta qualcosa, per forza, altrimenti rischiamo di morirci e basta. Ma come vinciamo di Shard Typhoon a un certo punto qui? Boh, chi lo sa se vinci contro un mazzo del genere. Perché contro un mazzo del genere quanto hate abbiamo di per sé? Quanto ha di per sé? Non abbiamo niente che fa hate vero contro di lui. Giusto? È la tua, Knightly, è la tua. È la tua sputata proprio. Sì, sì, è la tua, Knightly. L'ho presa dal Discord. No, Farewell non c'è nella lista. Assolutamente non c'è in quella che hai messo su Discord.
Questo non posso. Paurosamente non posso. Ha fatto il presence. Possiamo fare veramente poco. Sì, credo che questa partita sia già finita, ragazzi, in realtà. Sciupilla sta giocando uno dei mazzi più forti che girano tuttora. Guarda, nell'immagine che hai condiviso su Discord proprio non c'è. Ah no, c'è Farewell in monocopia, hai ragione. Allora, come mai non l'ho messa? Come mai non l'ho messa Farewell? E mi risulta giusto il mazzo? Hai ragione tu, eh? Cosa ho messo in più? Giochi 26 o 25 terre tu, Knightley? Perché effettivamente ce l'hai messa davvero tu, Farewell, nel mazzo. Ma non la sto vedendo. Due Fragment, 3 Reprieve, 2 Snappy, Fire, Smolt, Enlightening, Purga, Archmage, Wandering. Beh, qui abbiamo perso intanto, eh. Ah, due carne abbiamo messo. Abbiamo messo due carne invece che un farewell, avete ragione. Hai completamente ragione. Tra l'altro, in realtà carne è uno dei modi per uccidere questo mazzo. Beh, proviamo con i due carne. Proviamo con due carne. Anche perché i due carne che giocano carne Silex vanno a spaccarle tutte queste cose qua. È che bisogna pescarli, altrimenti si muore. Vai. Sì, abbiamo messo un carne in più, Knightley. Abbiamo messo un carne in più al posto di un farewell, effettivamente. Ciao, Dark Herald. Beh, questa è strapersa, ragazzi. Allora, se vediamo che dopo il farewell era fondamentale, la rifacciamo, non c'è mica problema a livello di risorse. Però è strano, non so perché mi è sfuggita dall'immagine. E ho messo un carne in più. Proprio una cosa in più. Però secondo me giochi troppe lande, Knightley. Qui ne stiamo già pescando una marea proprio per niente. Sono veramente troppe queste lande qua. Non ci stai mai dietro a queste lande. Ha delle strategie un po' più veloci. Troppe lande, perché 26 sono veramente tante. Buonasera a tutti intanto. Ottimo, Dark. Sì, ma non serve a niente. Abbiamo veramente troppe pescate morte nel mazzo adesso, perché abbiamo 18 lande ancora. 18 lande significa pescarne una quantità veramente industriale in questo momento qui. E purtroppo, ciao Cianfuego, se purtroppo vuol dire anche che il Karn poi mi va a mangiare i token, che tanto adesso non fanno danno perché lui ha tutto. Sì, dopo lo modifichiamo, anche perché adesso non vinciamo mai più questa partita qua. Cioè, o pesco carne e riesco a fare Silex che in qualche maniera resta stappata senza che lui ci interagisca, o è sempre persa questa partita. E lui pesca troppo, poi a un certo punto fa la sua wincon e noi moriamo. Tra l'altro, io vi consiglierei di montare il mazzo che sta giocando Oppo, perché secondo me adesso nel formato è veramente una bomba. Anche contro Discover lo blocca il Discover. Sì, sono troppe le lande. Guardate con due lande in più che disastro succede già. Guarda che disastro succede con due lande basta in più. Un disastro vero e proprio. Un disastro vero e proprio. In Best of One, ragazzi, non serve giocare più di 24 lande in controllo, perché tanto l'algoritmo di pescata della Best of One vi aiuta con controllo. Vi dà una mano molto più viable. Di primo e poi tutto si aggiusta in base a quella mano. Vediamo. Lui adesso fa Approach of the Second Sun o semplicemente mena di questi e vince così, eh. Potrebbe anche non giocarla Approach. È strano che non la giochino, ma potrebbe anche non giocarla.
Sì, fa vantaggio all'infinito. Ecco, questi mazzi, se ci fosse ancora Orchetto legale, non esisterebbero perché Orchetto da solo gestiva tutta questa board qua. Sì, Just, ma è conosciutissima questa cosa qua. Algoritmo di pescata è perché in Best of One calcola la prima mano su due mani, non su una. Si sa da tempo immemore questa cosa qua. Dall'inizio di Arena che si sa questa cosa qui. È il motivo poi per cui. Aspetta, che questo Karn ribalta un po' la situa. Se siamo vivi in due turni. È il motivo poi per cui a volte. Grazie Snesni per il. Grazie mille per l'abbonamento. Grazie mille per il secondo mese, Snesni. Grazie, grazie, grazie. È il motivo poi per cui a volte i combo funzionano meglio in B1. Perché le pescate della prima mano sono calcolate su due mani e non su una sola. Ma questo si sa, si è sempre saputo di Arena. È per accelerare il gioco che fanno così. Comunque è una pescata a favore, quindi. Alla fine del tuo gioco, anzi, te lo migliora a volte questa cosa qua. In cartaceo apri 10 volte le mani molto più brutte di così. No, Dark Herald, assolutamente no. Anche perché se viene nerfato butti via un sacco di wildcard. Ci sono 50 danni già, quindi direi che siamo morti. Peccato perché Silex, se stappavamo, avevamo vinto. Anche perché lui perdeva 9 vite. Ok. Allora. Comunque alla fine ci sta, eh. Giocare due carne e non un farewell ci sta. Perché. Due carne ti vanno a fare anche maggior vantaggio su Anello e sulle sue sinergie. Considerando che giochiamo 26 lande qua, che sono tantissime, ci può stare due carne. Perché il mono farewell lo trovi molto di meno. Quindi ci può stare non giocarlo e giocare un carne in più. Alla fine c'è Silex che in due turni fa la stessa cosa. Anzi, a volte la fa anche meglio. Bisogna vedere, bisogna vedere. Allora, dopo vado. Se facciamo un risultato mediocre, vado a lavorare su questo mazzo e vado ad aggiustarlo come penso vada aggiustato. Togliamo due terre completamente inutili, che sono le Fastland che entrano stappate. E andiamo a setupparci. Questa mano è completamente diversa rispetto alla precedente. Qui abbiamo un Fragment, un Reprieve, abbiamo un turno 1, un turno 2 perfetti. Se troviamo una landa rossa, abbiamo una Aether. Quindi ottimo. Bisogna vedere cos'è Julie Germ. O Julie Germ. Vediamo. Un altro bianco verde? Angeli. Angeli con noi che partiamo di removal perfetta sullo speaker è top. Top davvero. Vai. Angeli sta tornando ad essere giocato un po' per la gioia del PE, ma un po' perché il meta in realtà è molto più vario. Durante queste festività natalizie è stato molto vario, devo dire. Mi è piaciuto molto giocare Historic in questi giorni. Il fatto che Timeless si sia portato via alcuni giocatori, secondo me, ha pulito un pochino dai grinder. Motivo per il quale così Historic a me personalmente piace veramente tanto. Mentre Timeless ha iniziato a stuccare. Historic così è veramente bello. Ci sono delle giocate di importanza incredibile in questo Historic. Buono. Però bisogna prima di tutto risolvere i Bishop adesso. Quindi io, se lui fa quello adesso glielo facciamo risolvere. L'importante è che non cerchi di fare una Valkyria, una Company, eccetera, eccetera. Se ha Company ovviamente stiamo open. Vediamo. Ottimo. Sì, stavolta l'hai fatto. Peschiamo due. Beh, pescare due in questa situazione è bellissimo. Se poi c'è una terra rossa. Tappate entrambe, però. Tappate entrambe, vai. Tappate entrambe. Non possiamo fargli risolvere nessun tipo di angelo a lui. Il fatto è che potrebbe davvero avere company. E probabilmente se resta open ha company. Problema grosso questo, eh. Questo è un problema grosso. Che adesso lui prova a fare company, sicuro. Quante ne hai di company, però? Solo una, spero. Il fatto è che se qui fa un Resplendent Angel, dopo rimangono 4-1-1 che dobbiamo gestire. È vero anche che abbiamo doppia vratta. È vero anche che abbiamo doppia vratta. Qui farà 2-1-1 e pesca. Però ha solo due mana. L'importante è non faccia un angelo a due mana adesso. Vediamo.
sembra che non ce l'abbia. Avrà qualcosa che protegge. Chissà se gioca la versione con l'anello, tra l'altro. Potrebbe. Terra stappata. Ok. Qui Elika ci dà tempo, in realtà, sui token, eh. Elika ci dà molto tempo sui token, così come ce lo dà Kalim. Vediamo. Vediamo un po'. Prendo. Company. Valkyria l'hai fatto. Perché non l'hai fatto prima, però? Se lo facevi prima mi menavi molto più forte di così. Sì, non una gran giocata da parte di Oppo qua. Qui non faccio Elika perché voglio averla open dopo. Beh, ha sbagliato, ho fatto una piccola stronzatina qua l'Oppo. Vai. Però dobbiamo trovare il tempo perché questo faccia cose. Mono red o mono white human, Starker Rally. E vai via liscio liscio come l'olio in standard. Mono red ovviamente in modo un po' più difficile, ma te la godi. Sto open perché potrebbe avere ancora company. Se ha company adesso, snappo counterspell. Ma adesso è molto difficile che lui vinca, ve lo dico. Secondo me è quasi impossibile. Cioè deve avere due company e devono girare tutte e due nel momento giusto. Altrimenti ha perso. Altrimenti ha perso. E non le ha. Da come stanno risolvendo le mie spell adesso, posso dirvi che posso giocare tranquillamente free. Sì, tranquillamente free. Che turno, tra l'altro, questo per noi. Che turno. Vai. Dovremmo essere 1-1 adesso. Resplendent Angel con l'art strabrutta. A me non piace neanche un po' questa. L'hai fatto? Questa è proprio brutta, secondo me, di art. Però il Pay impazzirebbe, quindi non diteglielo che ho detto così, altrimenti davvero mi dice su all'infinito. Iniziamo a mettere pressione. Tanto poi abbiamo doppio counterspell tra snap e reprieve. Questa è tappata. Sì, peschiamo troppe terre comunque, per essere... Per essere un controllo ha decisamente troppe terre in Beast of One. Decisamente troppe. Però questo non vuol dire che non vinca, eh. Valkyria. Sì, l'hai fatto, possiamo fare snappo Elika. Skyclave Apparition. No. C'è un drop a 1? Ah, finita la partita. GG. Boh, Angeli è sceso tanto di tier, poverino. È più forte in Timeless che in Historic, Angeli. Pazzesco. In Timeless si gioca, in Historic no. Incredibile. Incredibile. Questo vi fa capire qual è la differenza di profondità nelle giocate di concetto. Cioè in Timeless è molto più importante aggredire e scombare piuttosto che cercare di fare gestione board. Assurdo. 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 Questa è un super keep. Molto bella. Ah, ancora Gaz. L'abbiamo già trovato oggi. L'abbiamo già trovato bella. L'abbiamo già trovato oggi Gaz. Non mi ricordo cosa giocava però, eh. Ah, Rakdos. Via Reprieve. O Kalim. Uno dei due. Sicuramente non Lightning Helix. Alla salute, Bittone! Via Karn? Ok? Perché via Karn? Tra tutte quelle che c'erano non avrei mai tolto Karn. Un attimo, Money Goldox. Come ma... Allora, mi dite secondo voi come mai ci ha tolto Karn tra tutto quello che poteva togliere? Ma Karn non è tipo la spell più sbagliata da togliere qui, ragazzi?
Ma come Anvil? Ma no, è per i Blood Token, secondo me. Non è per Anvil, ragazzi, è per il Blood Token, secondo me, che ha tolto quella roba qua. Però non ha molto senso, nella giocata. Jake, ma grazie di cuore, grazie mille Jake, grazie, buona Befana, beh, è quarto mese, Befana e sono diventato una Befana bionda, guarda che roba. Secondo me non ha senso togliere carne in quello spot lì, ah, piuttosto togli anello, no? Cioè non è perché tu giochi Shieldred che questo fa schifo, boh, vabbè. Non so, non ho capito questa mossa. Soprattutto non capisco perché giocano Harvester. Non ha nessun senso logico giocare Harvester. E voilà. Adesso la rifà. Va bene. L'importante è che adesso non abbia Shell in mano praticamente, ma. Noi possiamo permetterci anche di fare così. Lui dovrebbe fare Shieldred in questo momento qua. Shieldred qui è forte, dobbiamo pescare una vratta. Però io, tra tutto quello che mi poteva togliere, tipo il Reprieve, sarebbe già stato sopra. O anche Elika, no? Non toglievo mai il 3-2 se lui mi toglieva Elika. Invece così è costretto ad avere l'Anda stappata, altrimenti questo anello adesso mi fa un vantaggio tremendo. Boh, vediamo, magari vince, però io non avrei giocato così. Ok. Ecco perché ha tolto carne. Ha tolto carne perché aveva anello in mano. Allora. Pesco. Sì, siamo in historic. Sulfur Falls. Carne non possiamo farlo adesso. Facciamo il turno dopo. Vai. Adesso lui dovrebbe appoggiare qualcosa che fa 8 vero. Se non ha scarto in mano. Un mana va su anello sicuro. Non penso che faccia terra Invoke Despair questo turno. Però, vediamo. Però già qui, il non appoggiare Shelly è stata strana come mossa, perché comunque mi potevi costringere a fare. Mi mangia Kalim. Ok. Mi mangia Kalim. Sì. Toxis, vediamo. Qui la pescata più forte è Supreme Verdict Fragment Reality su The One Ring, che ora ovviamente non posso fare se no vado a tutorargli roba bella. Però potrei fare su Assimilator. Farlo su Assimilator e appare carne vuol dire che carne è vivo. E direi di sì. Ok, un drop a 1 non ce li ha sicuro. Che è la lista quella classica di Rakdos. Troppe lande, ragazzi, questo mazzo. Troppe lande. Purga è perfetta. Anche Fires of Victory è buona, ma. Fires of Victory a 3. Perché questo adesso muore. Se lo faccio free. Perché non abbiamo doppia bianca, la facciamo dopo. Quindi vi direi Fires of Victory nel suo. Oppure Karn. No, Karn più uno. Karn più uno e se lui non ha removal su PV non è contento perché il suo anello non fa nulla questo turno. E noi dobbiamo giocare come se fosse. Come se fosse solamente Stony Silence. Solo che è una Stony Silence con le gambe che dobbiamo proteggere.
E quindi si fa un po' più fatica a giocarlo così, Karn. Poi se lui ha remove alla tempo instant è un altro discorso. Spite. Purtroppo fa un 3 più 3. E questo 3 più 3 ci manda un po' al baletto. Soprattutto se adesso trova Shelly. Che è vero, possiamo sparare con First of Victory. Ma è anche vero che la sua Shelly è più sinergica col suo anello ora. Dobbiamo pescare bene. C'è anche Castello per pescare bene, effettivamente. Se vogliamo vedere il lato positivo, Karn gli ha mangiato 3 mana, dai. Gli ha mangiato 3 mana, lo ha rallentato un attimo. Però dobbiamo pescare bene. Terra tappata ci piace, vuol dire che non fa despair. Crucia se lo mangiamo con Purga. Cosa va a scartare? Così abbiamo informazioni anche su cosa avrà in mano. Crucias, quindi può avere Despair, Shieldred, Chandra, Sorin. Troppe lande questo mazzo. Troppe lande. Veramente troppe lande. Beh, alla faccia delle pescate però qui. Porca miseria, che pescate. Via. Probabilmente l'abbiamo vinta così. Alla faccia delle pescate. Vai pure. Shelly la spariamo con questa, tra l'altro. Ci fa male, però la spariamo anche con quella. Sì. Vediamo. Ciao NHTM, Psycho! Ti conviene aspettare, manca un mese, Psycho. Non spendere 4 rare per Lightning Helix, manca un mese. Manca poco. Non vi conviene spendere 4 rare che poi arrivano in comune. Skitters! Ma Skitters, mi dispiace, Oppo. Skitters! Fa una brutta fine, Skitters. Ah no, non ho bianco. Cazzo. Allora devo fare Fires of Victory. Dobbiamo fare Fires. E si gioca ancora il topastro, malefico topastro. Il malefico topastro. Via. Via il malefico topastro. Oggi non credo NHTM che facciamo BO3. Pesco di anello. Faccio terra stappata. Facciamo Fragment su The One Ring. Sì. No, Dark, già mi fa schifo Neo Timeless in questo momento storico. Se poi porto anche un mazzo che perde da solo. Mi passa proprio la voglia del tutto di giocarlo come formato, sinceramente. No, quel mazzo lì è proprio brutto, Dark. Brutto tanto. Qui se lo va a ricongiurare lui. Esatto. Quindi dobbiamo ricordarci che lui nelle prime pescate avrà anche Karn. L'ho visto, Telstar, l'ho visto. Quindi qui mi va a scartare Reprieve. Ok. Mi vai a scartare Reprieve. Sarebbe il momento di pescare Teferi. Qui sarebbe il momento di pescare Teferi. No, altri anelli non li abbiamo, quindi ho una Fragment sul mio anello. Uno Snappo anche va bene. Snapcaster che fa robe. Ma perdonami, Oppo, ma mi hai scartato Lightning Helix? Ma c'è Reprieve! Perché scarti Lightning Helix se ho Reprieve in mano stappato?
Questo non capisco, giuro. Troppe lande. Conviene forse tirarlo di mano lui. Perché tanto lui ha molto hate contro il mio cesso, quindi perché non tirarlo di mano? Ah, perché potrebbe avere editto. Vabbè, aspettiamo. Andiamo a 10. Peschiamo 1000. Gioco cartaceo, certo, sì, gioco Pauper. Pauper e poi ho giocato per anni Modern. Sì, sì, sono un habitué anche del cartaceo, ragazzi. Un old player del cartaceo ormai. Siamo a 5, eh. Se ci fa Invoke Despair siamo morti. Però vedete che gioca troppe lande. Cioè io lo so che mi ripeto, ma sono veramente troppe queste lande, ragazzi. Cioè non serve a niente giocare 26 lande in controllo in Historic. Ti uccidi le pescate con 26 lande. C'è sa carne in mano. Ma tra l'altro si è ricongiurato carne e mi ha lasciato Fires of Victory in mano. Anche questa è una giocata stupida. Cominciamo a toglierti gli attaccanti. Ma no, per Dio, è molto più solido UV. Dipende dalle giocate e dalle versioni di Jeskai. Ecco come si vince, così. Con questo dovremmo vincere. Se troviamo il modo di imbalzarci questo, se no ci ammazza questo. In provincia di Mantova, Knightley. NHTM, scusami. In provincia di Mantova. Fai quello, certo. Moriamo del nostro stesso anello. Se non pesco Teferi adesso che me lo rimbalza, moriamo di quello. O Snappo, anche Snappo mi dà del tempo. Perché possiamo fare removal sull'anello, elica, varie cose. Ok, mi toglie Fires of Victory. E fa carne a questo punto. Eh sì, sì, lo so, la polenta con i boggles. Conosco, conosco. Ci sono anche in chat a volte. Poi sono tutti giocatori forti anche. Mio turno. Vado a 3. No, scusate, 5. Poi se ha botto siamo nei guai. Snapcaster, bene. Quindi, anello. Terra stappata. Snappo, removal sul mio anello. Poi sto open di charm. Tra l'altro questo mi va a prendere un altro snapcaster, no? Ventuno carte rimaste. Un altro snappo. Lightning Helix. Via un pippolo, vai. Qui scarteremo una terra, credo. La pianura e un verdict. Volcanic Spite. Sì. Ci sta NHTM, capisco che stare dietro al Modern sia tempo e spesa abbastanza pesantuccia nella vita di una persona, quindi ti capisco e capisco anche il perché, se l'hai fatto per il mio stesso motivo. Io proprio per tempo. Sai che forse devo togliere Purga in realtà? Perché togliere Kalim, sì, Purga sicuro. Tanto abbiamo Supreme Verdict nel caso. Vai.
Allora, lui dovrebbe pescare carne in questo momento qua. Cioè, dovrebbe fare carne. Se non fa carne, boh. Rischia anche di morire dell'anello lui, eh. Ho dato una botta clamorosa al microfono, non so se l'avete sentita. Il tempo è pesante. Il tempo è pesante. Sì, abbiamo Farso Victory. Possiamo scartare Kalim. Ma lui farà il meno? No, è impossibile che tu faccia il meno. Ma lui sembra non giocare Shieldred nel suo mazzo, non capisco come sia possibile. Non capisco veramente come sia possibile. Ma davvero mi ha fatto scarto quando abbiamo... Io scarto all. Io scarto all. Push! Interessante. Ah, vedi mo'. Si chiama Counterspell. Turno dopo, First of Victory qua. Qui prendiamo un danno. Ah, ovviamente prima facciamo Short Typhoon e vinciamo la partita. Grazie, reidratati, grazie Davide, mi serviva proprio qui. Allora, questa. Questa. Puffete. E vai. Sì, sono... Ieri sera è stata una serata in cui ho urlato tanto. Qui può fare Invoke Despair però lui, eh. E ce ne toglie due di pezzi. Di Yugi io non conosco nulla. Giocavo tanto tempo fa a Yugi. Purtroppo dobbiamo fare così. Ci toglie Teferi. E se adesso fai Invoke Despair, moriamo. Qui ha cercato di vedere se avevamo Dovin's Veto, probabilmente. Però devo fare così per forza. Se no non vinciamo più. Vai. Sta per suonare la sveglia, mi ricorda. Il mio bel cellularozzo. Quindi Invoke Despair che mi toglie un 2-1. E ti meniamo per 7. E muori di anello. Penso di sì. Anche perché quelli entrano tappati. Quindi ti fanno un value veramente basso ora. Vediamo. Terra che però gli fa danno. Molto bene. Cosa serve questo? 3 mana. Qua che sono 4. Però Kalima Ward 2. No, sì, può avere removal su Kalim così. Boh, proviamo, non lo so. Secondo me ce l'ha. Non avrebbe giocato così se no. Vediamo. Io voglio fare Snappo Counterspell. Sei morto, Oppo. Sei morto. Non hai più spell, Oppo. Non hai più spell. GG. Oh, a meno che abbia dei modi di guadagnare vita a tempo instant, però mi sembra strano. Deve guadagnare almeno 3. Almeno 4, scusa, perdono, almeno 4. Puff! GG. Bella. Bella. Troppe lande, ma bella. Troppe lande, ma bella. Il deck è in alto a destra, Sbang, nell'estensione di Untapped, quando c'è la partita.
E grazie Mani Goddox per il Baina Biondo che mi ha scompicciato tutto come sempre. 2-1, vai. Bello, bello allora. Oh, siamo contro il pollo. Un salutone al pollone. Grande il pollo. Ah, che brutta mano contro il pollo. Il pollo è forte, eh. Contro il pollo questa mano è brutta. Questa no. Questa è bella. Questa è bella. Ciao, ciao. Adesso ti saluto il pollo. Dammi un attimo. Mandiamo via, mandiamo via. Terra bianca, vero? Sì. È un rischio. Ma ce la dobbiamo prendere. Aspetta che mandiamo il cuoricino al pollo. Vai. Vai al pollo. Maghi. Maghi Magotti. Dobbiamo resistere fino alla seconda. Perché avendo mandato via questa non abbiamo le eliche. Ma si può fare. Si può fare. Si può fare. Quanti danni ci fai il pollo? Tanti. 5 danni. 5 danni. Poi ne recuperiamo 3. Oppure vediamo. Magari peschiamo addirittura una landa tappata. Beh, vediamo, vediamo. Questa è buona, eh. Vai. Qui fa quella. A me non piace. Continuo a pensare. Anche se ci ho fatto 7. Non mi piace. Per un motivo molto specifico. Perché devo tapparmi e non avere la possibilità di fare altro? Fa bolt su di me. Quindi rimaniamo a 13. Però togliamo pezzo. Quindi boh. Padron Bilbo, buonasera. Se peschiamo terra stappata blu, siamo a galla. Se no, il pollo ci mangia. Boh. A volte mi chiedo se davvero... Ma non so, capisco. Bene. Vai. Iteration numero 2. Sì. Pauper che giochi di solito Affinity, Boggles, Monoblue Fate, mio mazzo preferito. C'ho anche Ovetti, c'ho di tutto di Pauper. Ciao Liz. Allora, tu sì. Credo di dover fare questa cosa qua. Sì. Ciao Mauro. Mio turno. Non possiamo farlo, ci manca il doppio bianco, vai. Lui ha bolto o play with fire in faccia a noi? Ah, consider, ok. Via terra. Quattro carte. Sì. Sto cercando il momento d'oro per fare pesco 2 o fare snap o reprieve poi. Ma qui dovremmo pescare 2 secondo me. Ponza wall combo carino. Sì. Quindi non è qua che peschiamo 2. Torniamo a 14. Ok, adesso siamo setappati. Il fatto è che Charm mi porta via veramente tanto mana blu in questo momento qua. Sì. Sì. Quanti ne avrà? Ne ha un altro in mano. Così non può fare fiamma doppio. Vai. Snappo charm. Ho fatto terra stappata per quello, eh. Sì. Stiamo pescando tutti e due come dei maledetti. Come dei maledetti.
Sì. Sì, si è aggiunto Jaggy. Si è aggiunto Jaggy. GG. Bellissimo il pollo, bella. Però Maghi in questo periodo o lo si gioca perfetto e non ha giocato male lui, o è veramente tosto. Veramente tosto portarlo a premio, eh. Non è il suo momento migliore decisamente. Infatti sono molto titubante, come dico sempre, se continuare a consigliarlo ai nuovi giocatori oppure no. Perché non è in forma. Non è in forma, Maghi. Vai! Mono G. Spara l'elfo. Vai. Non abbiamo doppio bianco. Male. Male, male. Non hai... Ah, speravo non avessi la seconda... Ah, non ce l'hai davvero la seconda terra, però. Perché questo non è mana specifico. Dai, dove cacchio è il mana, giusto? Dobbiamo fare Karn prima che lui ci faccia il disastro, eh. Lui è Mono G Devotion. Vediamo. Grazie Galador, grazie mille per il quarto mese, grazie mille. All'evento Historic sta andando molto bene, grazie, molto bene. In questa situazione poi dove abbiamo fatto gestione degli elfi contro un Mono G, sta andando molto bene. E Silex? No, Silex, Coating, scusate, Coating. Vai. Se adesso non ha gestione ha perso. Oggi abbiamo fatto 7-2 con un Esper Control molto particolare di uno dei nostri utenti. Ieri abbiamo fatto 7-1. Cosa fa? Perché? Ma scusa, ma c'ho Karn. Ha appena perso un vantaggio tremendo. E niente, vinta. Non aveva nessun senso questa mossa. Nessuno. Grande Galador. A me è passato l'hype per Timeless. Non mi piacciono alcune cose del formato che non me lo fanno godere. E sono tornato in Historic. Io sto trovando un bel formato adesso. Cioè, è molto più vario. Secondo me ha perso tanti giocatori che grindavano su Historic. Perché si sono passati con l'hype a Timeless. Poi tornano, non vi preoccupate. Se non mettono gli eventi, tornano. E adesso il formato è veramente carino. Non lo so NHTM, bisogna chiederlo a Knight, che l'ha fatto lui. Knight, secondo me, è più forte doppio Karn, effettivamente, di Farewell. Qui è nato da un errore, non l'ho visto proprio nell'importare la lista. Però effettivamente è più forte doppio Karn di un Mono Farewell a caso. Anche se il Mono Farewell si gioca in tante liste di controllo. Ma perché tendenzialmente è quella carta che si giocherebbe normalmente in Best of 3 e lo si gioca in Best of 1 come risposta. Ci sta. Ci sta. E come se ci sta. E come se ci sta. Ah, io con UV, Sky Control e qualsiasi tipo di controllo vado bene. Poi ci sono i Leyline Combo, i Discover Combo che rovinano un po' il formato, però effettivamente sono forti. Sta andando molto bene, secondo me, una versione di Rakdos che alterna tante vittorie a tante sconfitte, ma che comunque se la può giocare. Non sta andando molto bene, sta andando bene. Abbiamo fatto un 7-0 l'altro giorno. Abbiamo fatto 4-3, 0-3, 7-0 con quel Rakdos lì. E poi sta andando abbastanza bene Mono White Control, sta andando abbastanza bene Grisfang, Esper Grisfang, che è un Esper Control con Grisfang dentro, è molto carino, lo gioca molto anche il Pel, ha giocato anche ieri sera ed è un bel mazzo. Il formato è carino secondo me, questo è un draw, vero? Questo è un draw. Il formato secondo me non è così male come la gente lo sta vendendo, anzi secondo me sta crescendo e...
Obiettivamente in questi giorni io mi sto divertendo. C'ha dei problemi, eh. C'ha dei problemi anche historic, perché Leila in combo non nerfato e Discover non bannato. È assurdo che siano ancora legali. È assurdo. Wizard non capisco perché non voglia intervenire. Però se devo pensare che qui almeno posso pensare di rispondere alle spell degli avversari, mi batte già Timeless in tutto e per tutto. Per ora sì, Beppe. Per ora sì. Sì, sì, sì. Per ora sì. Esattamente, Beppe, come il sottoscritto aveva preventivato e già centrato come cosa quando hanno nerfato Orchetto e Anello. Io l'ho detto subito, secondo me è una stupidata perché diventerà il regno dei control. E infatti è il regno dei control. Ma non è perché l'ho detto io, ma perché da giocatore vi dico, si fa presto a fare 2 più 2 nelle cose, e 2 più 2 qui era proprio, diventa il formato dei control. Non ci piove. Umani, Boros? Sì. Umani, Boros. Quindi Talia qui? Abbiamo mandato via la Vratta, mannaggia però. Quella era bella forte contro di loro. C'è caverna, devo guardare bene. Quello devo sparare. Certo che è una roba sensata, esattamente per quello che lo dissi. Ma ripeto, qualsiasi giocatore se ne sarebbe accorto che sarebbe diventato il formato dei control. Guarda, prof, se non la trovo io perché devo andare a cercare su... finisco il mazzo e te la passo, prof. Dovrei averla in memoria. Se non ce l'ho, mando un messaggio veloce al Pe, la gira lui, che lui ce l'ha al 100%. Sì, sì, lui ce l'ha al 100%. Vai. Non so se vinciamo, In realtà non è un bel matchup Umani se parte forte contro controllo. Soprattutto se ha doppia Adelina, mannaggia lui. Quindi Karn Silex. Penso di sì, eh. Sì. Tra l'altro Karn si porta via dei danni importanti. Vai. Ce l'hai Psycho? Sì, sì, lo so, Sbengo, ma dico quello che ho detto prima. Guardate che quel torneo lì, non... per quanto ci siano stati dei giocatori che sono stati fortissimi, non lo metto in dubbio. Sottolineo ancora una volta come due mazzi uguali combo siano arrivati terzo e quarto. Ed è normale che su due mazzi combo vincano i control. Ok, ma su 16 partite c'erano tre mazzi in top 8 che avevano Dark Ritual. Non è vero che è stato un torneo che ha messo in luce che Timeless è bello e sano. Ci sono dei problemi che ha evidenziato tantissimo quell'evento lì, secondo me. Poi ripeto, lo dico anche quello che ho detto prima, se a voi Timeless piace e volete continuare a giocarlo perché lo trovate divertente, diverso, nuovo, va benissimo. Io da giocatore un po' più vecchio vi dico, secondo me quel torneo lì è stata l'ennesima prova che Timeless ha qualcosina che non va. Ha qualcosina che non va, ce l'ha. Ciò non mette in dubbio che possa essere un bel formato per qualcuno, ma io sono assolutamente d'accordo con voi. Cioè, non posso giudicare quella roba lì. Io giudico quello che sono abituato a giudicare. Cioè che, questo dice 3, vero? Sì. Cioè che secondo me, se dobbiamo pensare a Timeless come a un formato, sono scemo. Perché ho fatto, sono morto, scusate, questo fa solo tempo strega. Ho sbagliato in pieno. Non mi ricordavo che lo faceva tempo strega, dovevo farlo subito. GG. Ai ai ai, 4-2, sono scemo. Secondo me, vi dicevo, Timeless ha un paio di problemi. E quei problemi lì sono troppo evidenti. Dark Ritual, zero risposta T0. Tra l'altro, se voi andate a vedere i mazzi, perché io poi mi sono preso una mezz'oretta per guardarli, sono molto setappati contro dei mazzi che non c'erano. Quindi boh. No, ma infatti nero lucido, sono d'accordo. Però, davvero, io vi invito a guardare un attimo ancora quelle liste lì. Questo è un mulligan perché siamo contro maghi. A guardare le liste che hanno giocato ieri e a vedere quante cose si ripetono. Rakdos, Storm, terzo e quarto, sono uguali.
hanno due carte di differenza che sono carte aggressive. E i Dimir si assomigliano molto, l'Urrus stragiocato come companion, ce ne sono tanti di problemi in realtà. E più guardate le cose, più li vedete. Vai. Ma no, non è detto che sia sbagliato solo perché è il formato no banlist, però è un formato sul quale non mi incaponirei troppo, perché capisco... Oh, scusa prof, il mazzo, scusami. Perché capisco che c'è... che qualcosa che non torna c'è. E fino a quando il gioco premia più l'abilità... scusate, più la fortuna piuttosto che l'abilità... io storgo un po' il naso. Allora, quello lo togliamo, eh. Perché se non pesco terra rossa non ho certezza poi di farlo fuori. Ah. Allora, giocata incredibile. Ho fatto una giocata... pazzesca. Poi adesso farà pezzo rapido e ci ucciderà. Non siamo messi benissimo in realtà. Ah, te l'ha mandato lo Psycho? Ok, a posto, grazie. No, non può essere rapido. Beh, ne parlo tanto perché ne parla la chat, non perché voglio parlarne. Beh, per quello nero lucido, a me non cambia assolutamente niente. E poi comunque è la chat che decide che contenuti devo portare io. Quindi sono tre giorni che sto chiedendo alla chat, voi cosa vorreste vedere? Vi piacerebbe di più questo o quest'altro? E quindi ne parlo, ma non mi sembra che sia una cosa sbagliata. Vai. È vero Sbang, il mulligan ha un'importanza fondamentale, però capiscimi, se, già con il London Mulligan si apprezzavano poco i mazzi combo, perché il London Mulligan favorisce tantissimo la pescata dei mazzi combo. Se adesso andiamo ad appesantire la cosa con un formato che fa quello che vuole attraverso la... che pescata anche questa, attraverso appunto l'abuso, perché è un abuso di una possibilità di gioco, due domande me le faccio. Luca, ma farai il qualifier? Perché devo buttare via risorse in Explorer? Perché? Perché mi state chiedendo di farlo? Se volete lo faccio, ma è Explorer, ragazzi. Formato meno giocato di arena. Tripla landa blu con maghi di là. Che sfortuna per Oppo. Tripla landa blu con maghi è pesante, pesante, pesante. Pesco di anello. Teferi più uno reprieve. È brutto Teferi più uno reprieve. Però è anche l'unica giocata che possiamo fare. No, ma non c'ho voglia di giocare Explorer. Ragazzi, il meta di Explorer a me non piace, non mi piace com'è proprio il formato. Tra Explorer e Timeless è 10 volte meglio Timeless. Pazzesco, ma è 10 volte meglio Timeless. Può fare anche terra e animare Den se fa terra rossa. Però Den... sì, mi uccide comunque Teferi. Mi farei 500 go gemme, ragazzi. Che voglio dire una win. Ok, mi ammazza Teffi. Mi ammazza chiaramente Teffi. Explorer è un gran fallimento di Wizard, ragazzi. Un gran fallimento. Purtroppo, non posso dire niente. Cioè, è proprio un purtroppo è un gran fallimento, perché ci hanno provato in tutti i modi a spingerlo, a dire che sarà Pioneer, tutto quello che volete. Non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta. È pazzesco, ma non ce l'hanno fatta. Perché non fare reprieve? Perché sarebbe morto lo stesso. Perché lui triggera due volte. Ah, tu dici perché aveva solo una landa rossa? Ma no, chi se ne frega di salvare Teffili. Qui siamo contro maghi. Anche tipo per farla qui. Questa sembra un po' più forte da reprivare, ad esempio. Visto che ha solo lande blu. Anche questo potrebbe essere un ottimo motivo per non aver fatto reprieve prima. Perché adesso ce lo mangiamo, lui. Uff.
È vero, ma Padron Bilbo, guarda, non lo metto in dubbio che effettivamente la cara vecchia Wizard abbia una componente di colpa all'interno della delusione che è stato il caro vecchio Explorer, eh? Non lo metto assolutamente in dubbio, anzi, lo posso anche sottolineare. Già il fatto che non ci sia, che è una cosa incredibile, Smugglecopter dopo che è stato sbannato in Pioneer, e tu dici, oh ma... ma perché? Il deck è in alto a destra, ragazzi, lo vedete sopra dove c'è la vostra chat. Ma perché non hanno messo Smugglecopter? Cioè, quella roba lì è allucinante, ragazzi, eh. Il fatto che non ci sia Smuggle è allucinante. Allucinante. Cioè, non posso definirla in nessun altro modo. È allucinante il fatto che non ci sia Smugglecopter. Cosa ci permetterà di pescare un po' più safe di anello, poi. Vai! Charm che purtroppo non possiamo fare, ma... ok. Vediamo se si uccide ora. Alla fine siamo a 9, però lui ha pochissimo mana rosso. No, il Pioneer non mi piace, ragazzi. Non mi è mai piaciuto, tra l'altro. Mi è piaciuto solo in un momento, prima dell'avvento di Grisfang, e tra Grisfang e il ban di Inverter of Truth, lì mi è piaciuto un attimo, perché era l'unico momento in cui c'è stato quell'attimo in cui si poteva giocare un po' di tutto. Poi è arrivato Grisfang e Mono G, e le cose sono cambiate. Sono cambiate di brutto. Vinta. Qui è stravinta. Allora, pesco. 19 carte nel mazzo. Allora, Otawara Terra. No, Otawara Terra. Ah, main, scusami, siamo in full control ancora. Otawara Terra. Karn, Wurcoil. Cast di Wurcoil. Sì, e siamo open di Counterspell. Vai. Il problema è che Arena Standard mi fermo in che senso? Nel senso che non sta funzionando secondo te, o che dovevano concentrarsi, scusami, solo ed esclusivamente lì? Insomma, Teferi non serve. Vai. Ma certo che la rotazione triennale è stato un gravissimo errore, ragazzi. Su quello non ci piove, me l'ho sempre detto anch'io, eh. Sempre detto che allungare il brodo non fa mai bene ai giochi. Mai. Non fa mai bene ai giochi allungare i brodi. E infatti non ha fatto bene neanche in questo caso. Sì, sì, lo puoi uccidere, Karn. E come se lo puoi uccidere? Ha già fatto il suo, direi. Poverino, tutte lande blu, davvero, lui. Cioè, è stato sfortunatissimo. E siamo a premio, nonostante non stia giocando benissimo. E siamo a premio. Tutti i controlli, ragazzi, arrivano a premio ormai. Basta giocarli leggermente bene. Tutti i controlli in Historic sono veramente delle certezze. Vero, vero, Vermillo, verissimo. Verissimo. Vai. Verissimo. La gestione peggiore è quella del povero Standard. Guardate che Pioneer è stato gestito male, 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 eh? Allora, non lo so se... allora, potrebbe essere che sia come dice Padron Bilbo. Io non voglio mettere troppo becco in questa cosa. Secondo me negli ultimi anni è il Pioneer a livello di gestione che è sbagliato. Perché Standard
È la nuova gestione che è stata sbagliata. Quella vecchia di per sé ha avuto solamente una gran colpa, che è quella di aver avuto dentro delle carte troppo forti. Però di gestione non è stata malvagia. Quella nuova, invece, che ha allungato la rotazione e ha bannato solo Fable, Bankbuster e Despair, e quello lì è stato il grave errore, secondo me è molto più in colpa di quella vecchia. Ma il Pioneer, ragazzi, cioè, volere un formato semi-Eternal tra Standard e Modern, e lasciarci dentro Nyctos e Lotus Field, per me è un errore. Per me è un errore. E, cioè, secondo me è stato molto più grave quello rispetto a lungo la rotazione di Standard. Ciao Terminator! Però per me, poi so che molta gente piace il Pioneer, io lo trovo un pochino, mi siedo, perdo il dado, ho quasi perso. Che cosa sei, dinosauri? Ah. Dinosauri, vai. No, ci sta Padron Bilbo, mi piace, non hai scritto una cosa sbagliata, mi piace, quasi giusto. Sono d'accordo. Esatto, Vermillo, esatto. Però posso dire, Vermillo, una cosa, cioè, quello che hai scritto tu, no, è il riassunto di un problema, cioè, ma scusate, ma perché adesso hanno bannato Karn? Che tra l'altro, poverino Karn... Cosa doveva fare? Cioè, Karn, che è una risposta, perché lo vai a bannare e non banni invece Nyctos? Io quello me lo chiederò finché campo. Cioè, dov'è stata lì la pensata di Wizard nel dire è chiaramente Karn il problema di Pioneer? Ma non è vero mai, eh. Anzi, Karn fermava un attimo il topo anche. Karn aveva un suo perché, perché si poteva splashare, mettere nei colori, potevano fare di tutto. E invece hanno bannato Karn invece di Nyctos. Perché? Ma perché? E poi hanno sbannato Smugglecopter nel frattempo. Che Karn ferma, tra l'altro. Io queste cose non le capisco. Io qui vedo proprio una scelta che ha poco a che fare con un gioco che sta bene. Vedo una scelta molto policy, molto così. Molto... Facciamo qualcosa per far scalpore. E a me non piace. A me non piace questa scelta qua. Secondo me in Pioneer dovevano aggiungere delle carte. Perché devono aggiungere delle carte in Pioneer. E essere contenti nel dire... va bene, adesso andiamo a toccare solo le cose che rompono tutto. Le cose che citano sul mana, le cose contro cui i giocatori non possono interagire. Ma lo esilierà mai lui? Ci sta, prof. Però un pochino l'hanno distrutto, Mono G. Senza Karn lo devi giocare solo creaturoso. E non basta mica tanto. Questo è un problema. Dobbiamo toglierlo questo. Non possiamo counterarlo. Dobbiamo fare fragment su quel robo lì. Ah, sì. Oh, intanto... via. Mazzo dinosauri da historic, pensa a te. Alla faccia dell'historic non è vario. Oh, pesca bratta. Lo so che avevo reprieve, ma voglio tenerlo reprieve. Perché alla fine qua sono 6 danni, ragazzi. Cioè, possiamo anche prenderceli. Adesso facciamo un charm che pesca 2. E se tra i due c'è una bratta, una elica, l'abbiamo risolto. Va bene, vai. Però dobbiamo risolverlo. È che adesso non posso reprivare, altrimenti mi faccio 4 danni. Ci prendiamo 10 danni.
Allora, il Pauper non è Magic the Gathering, nel senso, è un formato bellissimo, ma proprio bello. È un formato proprio bello, che faccio fatica a definire MTG. Perché è un formato suo. Ha delle regole sue, il Pauper, che possono piacere o non piacere. Però di per sé è un gioco diverso, ha un tempo completamente diverso e una gestione delle board e delle situazioni completamente diverse dal resto del gioco. È molto bello. Mi piace molto il Pauper. Molto. C'è Kalim lì, quindi moriremo sicuro adesso. Perché se faccio snappo fragment non cambia nulla. Almeno non dovrebbe cambiare nulla. No, non è esattamente come Legacy, anzi completamente diverso rispetto a Legacy, però come formato a sé stante ci sta il paragone. Però un po' diverso, ecco. A non rifare le preview ci ho perso, vediamo. Vediamo. Non potevo immaginare che ne avesse due. In realtà io ho paura che si flippi questa. Se si flippa questa è un casino, eh. Hai vinto, dai. Se non pesco Vratta adesso, hai vinto tu. Legacy è veloce quanto Yu-Gi-Oh! Moderno, addirittura? Addirittura? Dai, top deck di Supreme Verdict. E ripartiamo se lui non ha Carnotauro. Devo pescare due. Morti. Sì. Vabbè, 5-3. Allora, questo mazzo ha chiaramente troppe lande. Però, come vedete, al premio ci è arrivato. Siamo morti contro un mazzo da nulla perché non abbiamo pescato le Vratte. Allora, il bilancio è positivo, anche perché comunque al 5 ci è arrivato. Però non lo consiglierei così ai giocatori.